Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. È appena arrivato un pacco, io ovviamente so cos'è perché l'ho acquistato io, ma volevo aprirlo insieme a voi. Allora, ho acquistato una pompa erogatrice su AgriEuro di quelle a batteria, visto che adesso purtroppo la scelta sul listino di AgriEuro è un po' limitata, nel senso che io volevo prendere una Geotech ma non era disponibile, ho deciso di acquistare una della AMA, è di fabbricazione cinese e ha una batteria al piombo invece che al litio, quindi è la base della base della base. Però io non ho grandissime esigenze, non volevo spendere troppi soldi e poi alla fine vi dirò quanto costa e come risparmiare ancora qualche euro, come ho fatto io, e non nulla di che. Lo apriamo. Ok, si presenta così. Devo dire che la spedizione è stata veramente veloce, l'ho ordinata l'altro ieri, in 48 ore è arrivata. Quindi, da quel punto di vista, va fatto un plauso ad AgriEuro. Due caratteristiche tecniche e poi l'apriamo insieme. Allora, questa è una 16 litri. Batteria al piombo da 8 A, come vi dicevo, pesa intorno ai 5 kg, ha una pressione di 4 bar massimo, le migliori arrivano a 5, le migliori in questa fascia di prezzo, Adesso questa costa intorno ai 50 euro circa, dai 50 ai 60 euro, è proprio la base. Poi ovviamente se volete una Volpi oppure una Stoker, cominciate da 16 litri, cominciate a salire 120-150 euro, quello che è. Sono altri prodotti, a me, come vi dicevo, serve 3-4 volte all'anno, giusto per i trattamenti sui pomodori e su qualche altra cosa. Quindi era uno spreco di soldi per me. Vediamo subito cosa c'è dentro. Carica batterie, kit di ugelli, sono 1, 2, 3 ugelli, regolatore di pressione, asta telescopica dai 50, se non sbaglio, ai 100 centimetri con l'ugello già montato. Eccola qui, guardate. Non riesco a farla riprendere tutta, comunque è 1 metro. Allora, questo ugello già montato è in ottone, che non è poco. Il resto, gli altri ugelli sono di plastica, ve ne parlo poi in modo più specifico. Regolatore di pressione, adesso vediamo anche come si monta. Pallacci imbottiti, arriviamo al cuore. La pompa qui è a membrana, quindi questa è adatta sia a irrorare liquidi, come possono essere i concimi, quelli liquidi ovviamente miscelati, e sia quelli in polvere, come può essere la poltiglia bordolese. Coperchio, guarnizione. E abbiamo il suo bel filtro per trattenere le impurità. Questo è molto importante. Ah, ecco, mi mancava un pezzo. Coperchietto della batteria. Ora va bene, dicevo, questa è la batteria. Ci sono anche come ricambi, quindi è molto importante come cosa. 12 volt, 8 ampere e ovviamente ad acido, quindi è piombo. Qui abbiamo interruttore. Un po' di carica c'è già, adesso poi la proviamo. Qui abbiamo il suo caricabatterie, questa vite qui che poi alla fine è un interruttore con regolatore di pressione, è appunto un regolatore di pressione. Io l'ho girato, è partita la pompa, ha caricato l'impianto, l'ho messo al massimo. Qui abbiamo il voltmetro, l'indicatore di carica della batteria. Ecco, ad esempio, guardate, ora che l'ho accesa, si illumina la parte gialla e la parte verde, quindi siamo circa a metà come carica. Impugnatura, regolatore di pressione che si monta direttamente sull'impugnatura. Qui abbiamo il selettore on-off per la regolazione della pressione. Montiamo l'asta con il suo ugello in ottone. Ora facciamo qualche test, mettiamo solo un po' d'acqua dentro e vediamo un attimino la funzionalità dei vari ugelli. Ora proviamo il primo ugello. Ho messo dentro 6 litri di acqua semplicissima. Questo oggetto qui irrora nel più ampio spettro possibile, quindi fa un cono di acqua, di liquido, di quello che è, sulle piante. Quindi questo va benissimo per i trattamenti, quelli fogliari. Così lui mi spruzza a cono. Se io invece ho bisogno di tirare su dritto un getto continuo, adesso regolo qui davanti, eccolo lì. E qui, vedete, mi dà l'impulso, siamo a 1, 2, 3, dai 3 ai 4 metri. Arriviamo fino all'albero. Gli do ancora un po'. Sì. Siamo dai 3 ai 4 metri di gittata, quindi con questo lo potete regolare. Io penso di utilizzare soltanto questo, gli altri onestamente non penso di utilizzarli. Cambiamo ugello, devo dire che è molto silenziosa, eh. Abbiamo questo è a 4 fori, quindi immagino che vi dia 4 getti di acqua. Vedete? Potenza quella che è, anche regolando. Non ha molta sensibilità sul regolatore di pressione, eh. Adesso me lo studio meglio, ma doppio getto. Aspettate che provo a regolare gli ugelli.
Ah, infatti. Ok, se si regolano anche questi ugelli qui, ovviamente la pressione varia. Perfetto, allora con questo ho fatto una doppia regolazione di pressione, sia sul regolatore di pressione che ovviamente sui due suoi ugelli. Quindi adesso abbiamo questa doppia irrorazione. Lasciando invariato quella, togliamo questo. Qui abbiamo 5 fori e immagino che faccia un cono di irrorazione. Infatti, qui. Sì, molti dicono la verità, a me non servono, eh. Io terrò probabilmente soltanto il primo, quello in ottone, che adesso rimonto, regolo in modo un pochino più fine e preciso per le mie esigenze. Perfetto. Questo va molto bene. Guardate. Questo va molto bene. Allora, qualche dato tecnico. Dunque, la massima irrorazione è di 3,1 litri al minuto. È tanto, è poco, non lo so, io non ho molta esperienza con le pompe elettriche. Però vi dico la verità, per quello che costa, se regge, perché l'ho appena aperta, come avete visto, se regge nel tempo è un buon investimento. Ora parliamo un attimino di soldi. Ah, ovviamente, scusatemi, mi sono accorto adesso, qua ci sono le guarnizioni dei vari ugelli. Allora, prezzi, questa costa 59 euro, vale per tutti questo prezzo qua. Se vi iscrivete alla loro newsletter vi danno subito 5 euro di sconto come ho fatto io, e quindi sono 54 euro spedita a casa. 2 anni di garanzia ovviamente. Ora, se il rivenditore col tempo, cioè AgriEuro, vorrà poi donarci un codice sconto per chi guarda questo video, ve lo metterò nelle note qua sotto. Quindi voi, se vedete questo video, fate un salto qui nelle note. Se ci danno un codice sconto lo aggiungo molto volentieri, magari potete risparmiare qualche altro euro. Non è un video sponsorizzato questo, questa l'ho acquistata, però mi faceva piacere presentarvi questo prodotto. Come vi dicevo, questo è proprio l'entry level. Se volete qualcosa di un pochino più professionale, poi dovete andare su altri marchi, ma la stessa Geotech, se fossero disponibili, con 70-80 euro comprate già una buona pompa con batteria al litio. Questa, come vi dicevo, è batteria al piombo, tempi di ricarica 8 ore, quindi la notte, se il giorno dopo lo devo utilizzare, la metto a caricare. Sull'autonomia, dico la verità, non ho molti dati, quindi non vi dico nulla, ma penso di riuscire a fare un paio di ore di lavoro, insomma. La stessa pompa, non su AgriEuro ma altrove, su eBay per esempio, la trovate anche con batteria al litio, costa una trentina di euro più, intorno ai 90 euro. Dovesse interessarvi quella caratteristica, se non erro, la trovate in giro per il web. Io mi sono affidato a AgriEuro perché so che comunque è un'azienda seria, e hanno i ricambi, hanno un buon rapporto con la clientela, ciò non toglie che ci saranno sicuramente altre aziende degne di nota, ma io personalmente non le conosco e quindi non ve le posso consigliare. In chiusura volevo fare solo un piccolo test. Spero che questo video vi sia stato utile, se vi serve una pompa economica magari prendete in considerazione questa o qualcosa del genere. Se vi è piaciuto il video volete lasciare un like, ve ne sono grato, se non vi è piaciuto non importa, e se volete condividerlo ve ne sono grato. Iscrivetevi al canale se vi va e poi attivate la campanella così avrete tutte le mie nuove uscite. Vi ringrazio per essere stati con me anche oggi e vi auguro una buona giornata. A giovedì prossimo!